applauso fuori, guarda che figata. Vai, vai nello schiaccia poveri. Befana. Ah, che bello l'Italia, 16 euro per ver due robette. Fantastico. Ah, e dopo vedi i locali vuoti. Grazie al cazzo, prego alla figa, porca troia. Settembre 2023. Jesolo, Italia, provincia di Venezia. La nuova moda è di viaggiare con un monopattino elettrico con una sola mano. E tu non hai idea di quanta gente io ho visto volare. Oggi faccio la giornata padovana, sono alla casa del contachilometri di Padova, non per il camper ma per la moto. Semplicemente si è starata, diciamo, la lancetta nella velocità del tachimetro. Domani si parte per la Dubbia Colinz, ovviamente come sempre quando facciamo grigliate siamo tipo in 80 e quando c'è a fare attività fisica dogati, quindi in teoria siamo solo io, Alessia, Matteo e Erika. Pensavo di catarmi sta roba qua che era buttata per terra per andare ovviamente senza pedalata assistita fino alla Top Group, devo chiedergli una cosa, ma gli bloccano i pedali. Nel frattempo puntino Padova. Qui è pieno di figa e Marco mi ha detto che ci sono uffici e il suo dentista. A Padova ci sono tante di queste bici qua abbandonate. A Padova hai talmente tanti skate che abbandonano anche le chiese. A Padova non sono tanto bravi a fare i murales. Quando dicono andare a vivere sotto il ponte, credo intendano costruirsi una casa qui. È anche comodo, pure la ciclabile. Certo, i rumori non sono il massimo. E niente, non è proprio in grado di fare i murales. Eppure c'è dappertutto. Di Padova si potrebbe parlare anche della Basilica di Sant'Antonio, credo oramai uscita dall'interesse collettivo. Che se invece l'IKEA? Guarda. Che interessa sempre a tutti. A Padova, incredibile ma vero, ci sono tantissimi marciapiedi e ciclabili, persino in tangenziale. Guarda che misteri. Adesso sto andando alla casa dei contachilometri, alla Top Group, passando per sta ciclabile che affianca la tangenziale. A Padova c'è anche questo ponte. Sì, esatto, a Padova non è proprio in grado di fare i murales. A Padova mancano gli osei e così li hanno dipinti. Scherzi a parte, pampini, indovinate a cosa servono? Mettete in pausa questo video, trovate la risposta. Esattamente, sì, praticamente servono per far sì che se arrivano gli uccelli, nella remotissima eventualità che il vetro sia pulito, non ci vadano a sbattere sopra, ti ha capito? Quindi vedono questa sagoma di uccello e rallentano il loro volo, deviano la loro traiettoria. Sì, a Padova non sono capaci di fare i murales. Non capisco tutto questo ostentamento fare i murales se non sei buoni. È una roba incredibile, come che a me non fosse buon far, non so, il pane, mi mette tutti i giorni a fare il pane. Guarda che... Come dicevo, a Padova ci sono tantissime ville da skate abbandonate, ma non è un modo di dire, cioè è vera? A Padova abbandonano i monopattini, ah non l'avevo già detto. A Padova hanno inventato lo spritz. A Padova che c'è tantissimi indiani, ma sono restato un fio deluso perché pensavo di avere anche due elefanti. E una Benelli. Esistono anche nella realtà. A Padova gli vende sto can. Ciao can. Cesa padovana. Tipo le galline padovane. Ville da qua. Biciclette da. A Padova ci sono anche le sceriffe, ossia quelle donne ritardate che ti vedono col telefono mentre cammini, no? E allora vengono apposta in contromano, lasciando la loro corsia, per venirti addosso e dirti guarda rincoglionito col telefono, eh. Lei c'ha stupida in contromano. Uno in macchina si è fermato, mi ha fatto passarne le strisce. Ma sarai i soliti stranieri che va in giro con la targa italiana per chi vuol pagare tasse a calori. Questa è la famosa trattoria da primo, più o meno davanti alla Top Group, e la quale nonostante il nome a te dà anche il secondo pane, acqua, vino e caffè e contorno, tu capio? Con un prezzo di, siamo nel 2023, 12 euro.
fico al giorno d'oggi è molto buono, è stesso prezzo di un menù di merda del McDonald's, e spesso quando vai in gastronomia sti soldi non ti bastano assolutamente per pranzare, e che sei in gastronomia, ossia reparto del supermercato, te capì? E si mangia proprio bene, certo non sei da cracco, per quanto meno conosca cracco, Rosmarì, ma cucina casericcia. Mio caro, è chiuso, non capisco, sono le 10 ed è giovedì, non riesco a capire, forse sono tipo in ferie, qua fuori c'è un camper, non riesco a capire. Peccato perché dentro c'era un camionazzo della Van Life che magari a te piaceva vedere. Ok, sono tutti alla fiera di Parma, rifacciamoci altri 5 km e torniamo indietro. Ah lì, migliora la vita, cioè i fiori va meglio a scuola, no, a macchina non sapete che fa il tagliando. A Padova è pieno di alberghi, d'altronde chi non vorrebbe fare le vacanze a Padova? A Padova chiudono con i lucchetti i bidoni delle squasse, forse ha paura chi che c'ha le squasse. Padova però sono molto educati, perché nonostante gli unici bidoni abbiano lucchetto, non è squasso in giro, proprio zero squasso per terra. Ovviamente questa non è Padova, cioè la periferia, sto scherzando, ma spero sempre che chi che mi guarda le capisse ste robe. A Padova, così come in tante altre città del Veneto, le piace fare i cancelli, giusto per il gusto di farli, perché tento, guarda, ti te passi il cancello e tu e te entrate qua, e così funziona. Vediamo com'è lo stile clericale qua a Padova, che ogni provincia e ogni regione bene o male ha il suo, abbiamo visto. Ah, non male, tetto da schei, anche qua tutte arcate da schei, tutte robe da schei, mentre in altri posti, tipo in Tel Trevigiano, che è Peocini, e se tutte cese a pureti, tutte spoglie. Qui abbiamo un magnifico esemplare di Harley padovana, che sarà più o meno la moto che avrò io da anziano, un po' meno cicciona di questa, qualcosa di un po' più leggero, più fina. Però a Padova, nonostante sia la città dove hanno inventato lo spray, si usa ancora a sposarsi. Spegni spray piuttosto che spegnere a sposarsi. ICP padovani! Io credo di aver avuto una vita molto lunga, perché prima dell'uscita dell'euro, così giocavo con quei pensieri, dicevo sempre, ma chissà se riuscirò a sopravvivere e vedere, non so, la benzina che arriva a 3.000 lire al litro, che è una cosa impensabile. E se no ho vissuto oltre, cioè, 2 euro, io 4.000 lire. E non riesco a me pensione. Non posso riprendere, comunque ho usato il codice che c'era qui, codice Freedom qua, per provarlo gratis per 20 minuti, comunque adesso in 5 minuti sono arrivato alla casa di 50 km. Funzionano queste robe, figata! Cioè, mi sarò abituato a quel birre da 1,50 euro, spesso costa 4 là, però mi imbriaga come 10 birre, porca miseria, un po' se magna qua. Da sera mia il caldogno vestito da UFO robot, sì che lei il caldogno vestito da UFO robot, Dio! Sono pettinato! È bellissimo il mio completino da pioggia per la moto, basterebbe anche usarlo, tenta a smenare. Ciao Camilla! È l'ultimo ricordo che mi resta di Menuno, a Camilla. 1000 anni al mondo, 1000 ancora, che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi, passaggi di tempo. Di te. Ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria e non basta ancora.
cose svanite, facce e poi il futuro. Saranno rincorse, morsi e affanni per mille anni. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande il mio tempo. Che bella compagnia. Sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia. E che grande questo tempo, che solitudine, che bella compagnia.